conservati in alcuni contenitori che mettiamo in piastre elettriche che riscaldano, oppure possiamo in altri aggiungere acqua calda o acqua fredda, quindi abbiamo modo di cibo caldo e freddo. Chiaramente non è il cibo buono come quello giù da noi in Italia. Over. Allora, un po' tutti e nessuno in maniera drastica, quindi chiaramente la microgravità induce degli effetti sul nostro organismo, principalmente i fluidi all'interno del nostro corpo si distribuiscono differentemente, quindi soprattutto il gusto e l'olfatto sono quelli che ne risentono di più, perché abbiamo una sovrappressione sanguigna sul cranio e quindi la tua percezione del cibo cambia, il tuo modo di sentire gli odori cambia e spesso si attenua moltissimo, perché se soffriamo almeno nei primi giorni come di un costante raffreddore che poi rapidamente passa. Over. Ciao Mattia, allora, quanto dormiamo nello spazio? Sono programmate circa 8 ore di tempo di riposo, che normalmente non significa doverle dormire tutti quanti. Ti dico, in questi miei primi giorni sono riuscito a dormire anche con qualche sorpresa personale 7 ore a notte, quindi la notte è un concetto particolare, ma 7 ore continuativamente, quindi si dorme anche in microgravità bene come a terra e sorpresa si sogna anche normalmente. Over. Ciao Alicia, come ci siamo sentiti? Fortemente emozionati, perché chiaramente è un'opportunità straordinaria volare nello spazio, rappresentare il proprio paese, portare qui il tricolore italiano a bordo della stazione, quindi ciascuno di noi rappresenta un paese, ci siamo sentiti molto molto emozionati, chiaramente anche molto concentrati, perché il lancio è una parte molto importante e critica dell'inizio di una missione spaziale, quindi bisogna rimanere concentrati e non farsi prendere completamente delle emozioni. Over. Ciao Giulia, no, non ne abbiamo visti oggetti non identificati fuori dalla navicella, dalla stazione, però ti posso dire che si vede dalla stazione un panorama stupendo quando si vola sul pianeta Terra o sull'Italia, di giorno o di notte hai tantissime cose stupende da osservare giù a terra. Over. Ciao Matteo, come curiamo la nostra igiene quotidiana? Beh, torniamo un pochino bambini, quindi qui non abbiamo la doccia come a casa, ne abbiamo l'acqua corrente, quindi ci dobbiamo adattare. E come lo facciamo? Utilizziamo delle salviette umidificate, utilizziamo degli asciugamani che sono imbevuti di sapone e aggiungiamo dell'acqua. Dopodiché puliamo il nostro corpo con questi asciugamani, lo utilizziamo alti per asciugarci, e questo è il modo di mantenere un pochino l'igiene del corpo il più possibile vicino come quella a terra. Over. Ci siamo preparati studiando per molti mesi, questo è fondamentale per poter essere pronti poi ad affrontare una missione spaziale, quindi ci si addestra, si studia tantissimo, si torna studenti, si rimane studenti, ci si allena anche fisicamente, bisogna rimanere anche concentrati, quindi c'è anche un allenamento mentale che va fatto, un allenamento psicologico, quindi tanto addestramento, tanto allenamento, ma anche tanta passione e pazienza. Ciao Ludovica, beh no, direi che a bordo della stazione spaziale è difficile annoiarsi, abbiamo tantissime cose da fare tutto il giorno, il nostro tempo è utilizzato da terra, dagli scienziati che hanno portato qui gli esperimenti e che contano sul nostro aiuto per svolgerli, quindi le nostre giornate sono piene di attività e se per caso hai qualche minuto libero e ti sta per annoiare, vai nella cupola della stazione spaziale e puoi vedere un panorama stupendo. Microgravità, tutte le sensazioni sono un po' strane perché sono completamente nuove, è la prima volta